La Gilda del Rigoletto. È stata la voce di Camilla Pomiglio ad aprire la presentazione tenutasi a Pescara nella Sala Corradino d'Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale dell'ottava edizione del Go Festival Abruzzo Terra Madre. La rassegna organizzata dall'Associazione Guardia Grele Opera che prenderà il via il 16 luglio prossimo. Iremo all'alba con un concerto per violoncello con le suite di Bach, quindi una cosa incredibile sarà sicuramente, e poi andremo avanti con vari titoli, dalla classica al jazz, fino al teatro, fino a Pino Daniele, fino alla musica pop. Le novità sono tre opere liriche, una più diversa dalle altre, nel senso che faremo un grande titolo come Rigoletto, poi Les Enfants Terribles di Glass, sarà un evento nazionale, e in ultimo Il Nascimento dell'Aurora di Tommaso Albinoni, quindi tre titoli completamente diversi che sicuramente appassioneranno il pubblico. Terra Madre richiama alle origini, ai miti, alle leggende, un sussurro materno, gli echi di un passato che merita rispetto, patrimonio necessario per diventare custodi consapevoli dell'ambiente naturale e sociale. Io ogni volta che inizia il festival mi faccio una domanda, cioè finora cosa abbiamo fatto e se vale la pena continuare. E la risposta a questa domanda è sempre affermativa, così vale la pena. Quello che più mi piace di questo festival è, oltre a creare un indotto economico anche nel paese, che indubbiamente serve, soprattutto in questi periodi dove il commercio latita, anche l'accoglienza latita, ma quello che mi piace di più di questo festival è che coloro che sono stati scelti nelle audizioni che abbiamo fatto nel corso di questi anni, una buona parte di essi sta facendo delle carriere veramente prestigiose, canta nei migliori teatri italiani e mondiali, e sono praticamente in carriera, cioè hanno individuato nel canto lirico la loro professione e che le gratifica sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista artistico. Quindi devo dire che questo è il motivo che mi rende più orgoglioso per aver collaborato insieme ad altri a creare questo festival. Il programma completo su www.guardiagreleopera.it.